Vi do il benvenuto in questo nuovo appuntamento in diretta di Review qui dal nostro canale, dal vostro canale Cristiano Parole di Vita. Desideriamo ringraziare il Signore per questa opportunità che ci concede ancora oggi per stare alla sua presenza e imparare, ricevere da parte del Signore delle indicazioni chiare per riconoscere la sua volontà all'interno della sua Chiesa, all'interno dei suoi figli, all'interno dei contesti missionari che egli stabilisce nel suo regno, all'interno dei nostri cuori. Quando noi sappiamo riconoscere la mano di Dio all'opera, siamo figli benedetti, sappiamo come Dio può operare, conosciamo, riconosciamo i modus operandi del nostro Padre Celeste e allo stesso modo vediamo e individuiamo l'opera di Dio muoversi all'interno della sua Chiesa. Noi ringraziamo il Signore perché oggi avremo ancora un tempo in cui potremo annotare, prendere nota, imparare delle cose nuove intorno a quanto c'è da sapere sui ministeri, sui cinque ministeri della parola. Oggi è mercoledì e abbiamo il consueto appuntamento con il pastore Emilio Orsomando, che è collegato con noi, col quale noi affronteremo proprio il tema dei cinque ministeri. Ma oggi ci fermiamo, abbiamo una puntata un po' di stop, perché dedicheremo del tempo ad alcune delle vostre domande, delle domande che sono arrivate al 379 271 0854. Qui in redazione abbiamo raccolto delle domande segnalate fino ad ora riguardo appunto agli insegnamenti del pastore Emilio e vogliamo, con l'aiuto di Dio, sottoporle al pastore e insieme riuscire a fornire qualche risposta e, perché no, da queste risposte ricevere ancora delle indicazioni pratiche, chiare per la nostra vita. Potrebbe darsi che la domanda che poniamo al pastore sia la stessa che ti stai ponendo anche tu e forse non hai avuto la possibilità di farcela recapitare, ma lo Spirito Santo ha provveduto per te, quindi resta in attenzione all'ascolto e potrai ancora oggi ricevere nuove indicazioni dal Signore. Ma intanto, prima di affrontare insieme questo tema, prendiamo insieme il nostro consueto caffè delle 12. Ecco a voi il caffè biblico. Amici del caffè biblico, buongiorno. Nella foto di copertina avete visto un soccorritore tra le macerie del recente terremoto in Turchia. Quello a destra è il soccorritore. Si tratta di un ciclista della nazionale turca, accorso insieme a tanti altri per aiutare e salvare quella povera gente. Quello a sinistra invece è un gatto che è stato salvato appunto da quel ciclista. Oggi parliamo di sentimenti e di emozioni. Il gatto, come si vede nel filmato e nella foto, non molla più il suo soccorritore, il suo salvatore. È affettuoso, riconoscente, attaccato. Sembra un cucciolo che vuole stare vicino alla sua mamma. Questo gatto doveva essere davvero spaventato, impaurito sotto le macerie. Non gli sembrava vero poter vedere la luce ed essere afferrato e tirato in salvo. Anche gli animali provano emozioni e sentimenti. Ma questo terremoto mi fa pensare anche a un'altra catastrofe che si è abbattuta sull'umanità intera ed è descritta nel libro della Genesi, nella Bibbia, nei primi capitoli. Il racconto ci parla dei primi uomini, di Adamo ed Eva, che disubbidendo a Dio perdono il paradiso e perdono la comunione con Dio. Fu un vero terremoto spirituale che ha sconvolto l'umanità, l'essere uomo, l'essere donna, ma tutta la creazione. Ma un soccorritore è arrivato. Non è un ciclista con buone intenzioni, ma è il Figlio di Dio, Gesù Cristo. E guardando quel gatto rivedo in lui un po' di me, un po' di tanti altri credenti, rivedo quelle emozioni, quei sentimenti che provano tutti coloro che si sentono soccorsi e salvati da Gesù. Penso ai buoni sentimenti di gratitudine, di affetto, di riconoscenza verso il Salvatore.
E questo spiega anche perché parliamo spesso e volentieri di Gesù, perché sappiamo in chi abbiamo creduto. Abbiamo creduto in colui che ci è stato mandato per salvarci dal giudizio, dalla catastrofe, dalla morte, ma anche salvarci da noi stessi, dalla nostra natura egoista, superba, orgogliosa. Nessuno si offenda, ma tutti quanti abbiamo bisogno di salvezza. Salvezza da una morte certa, salvezza da una separazione tremenda, quella con Dio. Salvezza operata con amore da Dio stesso che ci ha mandato Gesù. Il testo biblico di oggi, uno dei versi più famosi, Giovanni 3,17. Infatti Dio non ha mandato suo figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Dio ci benedica. Grazie Pastore Franco Spina, vogliamo ringraziare il Signore per questo tempo e anche per questo caffè che si presta sempre energizzante per le nostre vite spirituali. Quest'oggi, come già dicevo in apertura, stiamo per intraprendere una puntata particolare, perché non solo, essendo mercoledì, già tutti sappiamo che dobbiamo parlare di cinque ministeri, ma avremo un tempo di question time, di domande che ci sono arrivate alla redazione da parte vostra al 379-2710854. Questo con lo scopo di poter comprendere ancora di più quali sono le tematiche, le domande e tutti i quesiti che gravano maggiormente riguardo all'argomento dei ministeri. A volte quando osserviamo le cose di Dio, questa è una cosa di Dio, quando osserviamo le cose di Dio le vediamo e si presentano al nostro immaginario come ideali, perché il Signore è perfetto, è straordinario, però poi caliamo quelle cose all'interno del nostro corrotto mondo naturale e carnale e umano e vediamo delle difformità e lì nascono delle domande. Ci siamo resi conto che queste domande, alcune di queste domande poi ci sono anche arrivate alla redazione e noi saremo felici di trattarle insieme al nostro pastore, insegnante profetico Emilio Orsomando, che è collegato con noi. Vediamo subito. Eccolo qui. Pace e buongiorno. Pace e buongiorno a voi, Michele. Grazie per questo tempo, Pastore Emilio. Grazie di cuore davvero. Volevo subito passare avanti chiedendoti se desideri prima introdurre oppure ampliare gli argomenti così come li stiamo trattando, oppure possiamo passare direttamente allo spazio delle domande. Sì, passiamo allo spazio delle domande. Ok, perfetto. Allora, leggo in scaletta le domande così come ci sono arrivate, poi magari a molte di queste domande hai già abbondantemente risposto all'interno dell'esposizione delle scorse puntate, ma noi approfittiamo per puntualizzare ancora e ribadire alcuni concetti così che possono rimanerci maggiormente nel cuore. Allora, c'è una domanda che dice di una persona, non sappiamo, qui non riesco a capire se è un uomo o una donna, dice: allora, ho la certezza di aver ricevuto un ministero da Cristo, ma la mia famiglia spirituale non lo riconosce, la chiesa che frequenta probabilmente. Come posso ugualmente esercitarlo? Ecco, interessante domanda. Prego. Ok. Allora, Michele, io direi di procedere così. Mi sottoponi ogni volta la domanda? Sì. Io cercherò di rispondere nel modo più esauriente e poi eventualmente, se sorgono altre domande, sono qui disponibile. Ok, grazie, molte grazie. Grazie. Grazie a voi. Allora, non sono riconosciuto nel ministero che credo di avere, come posso esercitarlo? È una risposta necessariamente prudente, perché non conosco chi è questa persona che pone la domanda, cioè se ha ricevuto realmente un ministero dal Signore, quindi preferisco rimanere nel generico, o dico meglio, rimanere in quello che le scritture dicono. E voglio quindi dare dei suggerimenti
presi dalla scrittura. Il primo suggerimento è questo: chiedi conferma a Dio per capire, perché potrebbe accadere, se per caso non sei tu ad esserti convinto di avere un certo ministerio, se non sei tu a pensare di aver ricevuto un certo ministerio. E faccio riferimento al Salmo 139, versetto 23. Oggi non ci saranno versetti in evidenza, ma vi prego di avere pazienza e prendere nota se siete interessati. In questo Salmo troviamo appunto questo suggerimento, questa indicazione spirituale. Il salmista dice: esaminami, o Dio, e conosci il mio cuore. Mettimi alla prova e conosci i miei pensieri. Questa preghiera ci fa capire, ci permette di dire che il salmista, per quanto fiducioso del suo amore per Dio, della sua attitudine, in realtà non si fidava completamente di se stesso. E io credo che questa sia una buona attitudine da ricordare. Non dobbiamo mai essere troppo sicuri di quello che sentiamo nel nostro cuore. Anche perché, come dice il profeta Geremia, il nostro cuore è sì il luogo in cui Dio ci parla, ma è anche un luogo ingannevole che a volte diventa nostro nemico. E quindi chiedi conferma a Dio, aprendogli il tuo cuore, perché possa scrutare nei tuoi pensieri. Però c'è anche una seconda indicazione che voglio dare, ed è questa: sottoponi la tua chiamata a ministeri affidabili, a ministeri riconosciuti, a ministeri maturi, spirituali, ministeri che siano anche umili, cioè capaci di riconoscere una chiamata anche se diversa dalla loro. Ed è così che si è comportato, conseguendo i successi successivi, l'Apostolo Paolo. Guardiamo in Galati 2:1-2. Paolo racconta la sua vocazione, però poi ci dice anche questo: trascorsi 14 anni, salì di nuovo a Gerusalemme con Barnaba, prendendo con me anche Tito. Vi salì in seguito ad una rivelazione. E quindi Paolo riceve da Dio la rivelazione che è saggio per lui andare a confrontarsi. Continuiamo la lettura. Vi salì in seguito ad una rivelazione ed esposi loro, quindi agli apostoli più autorevoli, il Vangelo che annuncio tra gli stranieri. Cioè esposi, nel senso di spiegai loro, condivisi con loro. E lo esposi privatamente a quelli che sono i più stimati, per il timore di correre o di aver corso in vano. E quindi Paolo si preoccupa, vuole evitare il rischio di correre e poi realizzare di aver corso in vano. E guardiamo il comportamento di questi apostoli, di questi ministeri maturi e umili. Sono nel versetto 7 di Galati 2. Quando essi videro che a me era stato affidato il Vangelo per gli incirconcisi, come a Pietro per i circoncisi, riconoscendo la grazia che mi era stata accordata, Giacomo, Cefa e Giovanni, che sono ritenuti colonne, diedero a me e a Barnaba la mano in segno di comunione, perché andassimo noi agli stranieri ed essi ai circoncisi. E quindi gli apostoli riconobbero l'autenticità della chiamata
dell'Apostolo Paolo e si associarono alla sua chiamata per quanto fosse diversa dalla loro. Cioè Paolo, a differenza di Cefa, di Giovanni e di Barnaba, fu chiamato, non di Barnaba, scusate, Cefa e Giacomo riconobbero che mentre loro erano stati mandati, avevano ricevuto un'unzione per i circoncisi, Paolo era stato inviato agli incirconcisi. Quindi ci fu una mano di associazione. Siamo con te. Se invece non c'è questo riconoscimento, se tu condividi la vocazione che credi di aver ricevuto, il ministerio che credi di aver ricevuto, e non c'è riconoscimento, non c'è convinzione, come credo sia saggio comportarti? E la mia risposta, il mio consiglio è: aspetta. Nel caso, umiliati. La Bibbia dice infatti in Giacomo 4:6 che Dio dà grazia agli umili. E in Matteo 23:12 Gesù dice: chiunque si innalzerà sarà abbassato e chiunque si abbasserà sarà innalzato. E quindi se non vieni riconosciuto nel ministerio che credi di avere, continua a servire umilmente in ciò che ti viene riconosciuto. A volte dietro alcuni passaggi difficili c'è Dio. C'è Dio che prova le nostre attitudini. C'è Dio che prepara il nostro spirito per quello che ha nel cuore per noi. Lo trovo in Luca 16:10, dove leggiamo: chi è fedele nelle cose minime sarà fedele anche nelle grandi, e chi è ingiusto nelle cose minime è ingiusto, sarà ingiusto anche nelle grandi. E per concludere il mio suggerimento, voglio incoraggiare questo fratello, questa sorella, a considerare il modo in cui si condusse anche un altro grande uomo di Dio. E parlo di Davide. Davide, se noi leggiamo la storia, viene unto re, ma continua a pascolare il gregge. Poi viene chiamato da Saul e va a suonare, va a servire con il suo talento il re. Si dispone ad eseguire i suoi ordini, benché nel suo cuore sappia che quel giorno è stato unto re da Samuele. Viene perseguitato anche da Saul, che diventa geloso di lui, ma senza reagire, senza mai vendicarsi. Anzi, guardate il cuore di Davide, guardate la ragione per cui il Signore lo definisce un uomo secondo il suo cuore. Prima, seconda Samuele 1, versetto 17. Saul e Jonathan sono appena stati uccisi in battaglia. E quindi si apre davanti a Davide la prospettiva di poter diventare finalmente re. E si apre, volendo, anche la possibilità per lui di vendicarsi, di sfogare tutto ciò che i comportamenti ostili di Saul hanno in qualche modo fatto sedimentare nel suo cuore. E quindi avrebbe potuto comporre un salmo tipo: finalmente il Signore ha fatto giustizia, ha rimosso un re che non era secondo il suo cuore e ha stabilito me, che sono stato già unto, ma ho aspettato fedelmente. Ma ricordate cosa dice Gesù: chi è fedele nelle cose piccole, chi non si innalza, sarà innalzato dal Signore, sarà stabilito in cose grandi. E allora guardate il canto che Davide compone per la morte di Saul.
versetto 17 e 18, e poi leggeremo il 23 e il 24. Allora Davide compose questo canto funebre su Saul e suo figlio Jonathan, e ordinò anche che fosse insegnato ai figli di Giuda. È il canto dell'arco. Si trova scritto nel libro del giusto. Ed ecco le parole del canto, parte del testo. Saul e Jonathan, tanto amati e cari mentre erano in vita, non sono stati divisi nella loro morte. Erano più veloci delle aquile, più forti dei leoni. Oh figli di Israele, piangete su Saul. Egli vi rivestiva deliziosamente di scarlatto e alle vostre vesti metteva degli ornamenti d'oro. Figli di Israele, piangete su Saul. E anche Gesù ci mette davanti l'importanza di assumere questo atteggiamento. È scritto in Isaia 53, disprezzato, non aprì bocca. Era uno davanti a cui tutti si nascondevano la faccia, anche i suoi discepoli, nell'ora difficile, scapparono da lui. E Pietro, che era uno dei discepoli, scrive nella prima lettera, capitolo 2, 23, oltraggiato, non rendeva gli oltraggi, soffrendo, non minacciava, ma si rimetteva a colui che giudica giustamente. E Paolo, nella lettera ai Filippesi, capitolo 2, versetto 5, dice, abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò essere uguale a Dio qualcosa a cui stringersi gelosamente, ma ha trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome. Non si tenne stretto alla sua divinità, ma si rese servo, si fece servo, si lasciò oltraggiare, si umiliò. E per questo Dio lo ha innalzato al di sopra di ogni altro nome. Se invece senti nel tuo cuore che Dio è Dio a chiamarti, a spingerti ad esercitare un ministero, e non ti vedi riconosciuto, ti senti ostacolato per ragioni che potrebbero essere anche di ordine carnale, per limiti o anche per gelosie, allora chiedi a Dio di mostrarti dove puoi servirlo. Perché Gesù ci autorizza anche a fare questo. È una possibilità che Gesù ci concede. E infatti è lui che dice ai suoi discepoli, andate di villaggio in villaggio. Se in un villaggio non vi ricevono, andate nel villaggio successivo. Quindi possiamo, laddove vediamo un impedimento voluto che non viene dal discernimento ma viene da atteggiamenti di ordine carnale, possiamo cercare, chiedere a Dio di guidarci in un altro contesto in cui servirlo. Ma ti assumi una grande responsabilità. Quando ti sottrai ad una autorità, ti assumi una grande responsabilità. E quindi in qualche modo c'è anche lecito
quando vediamo che il contesto in cui viviamo ci soffoca, non ci permette di crescere, guardare altrove, guardare oltre, ma ci assumiamo una grande responsabilità. Ecco, mi fermo qui per la risposta alla prima domanda, Michele. Bene, abbiamo estremamente esaustivo questa esposizione. Abbiamo raccolto insieme diverse domande che tutte vertono sullo stesso tema e abbiamo sintetizzato così. Esiste gerarchia tra i ministeri? Si intende dire, è il pastore superiore all'apostolo, è l'apostolo superiore e quindi comanda il profeta comanda l'evangelista, insomma c'è una forma di gerarchia quando immaginiamo una squadra di persone che lavora, siamo portati ad osservarli con la gerarchia che vediamo nelle squadre operative nel mondo. Ecco, è così anche dentro alla squadra ministeriale che Dio affida alla Chiesa? Sì, c'è differenza. Ci sono diversi livelli di autorità e credo di poterlo dimostrare con le scritture, anche se il verbo comandare non esiste nella Bibbia, perché il termine stesso ministerio significa servizio. Quindi riconoscere livelli di autorità più alti non significa riconoscere qualcuno che comanda, ma qualcuno che ha ricevuto da Dio un ministero più autorevole con cui servire il corpo di Cristo. E vado alle scritture. Prima Corinzi 12, 28. Dio ha posto nella Chiesa in primo luogo degli apostoli, in secondo luogo dei profeti, in terzo luogo dei dottori, poi miracoli, doni di guarigioni, assistenze, doni di governo, diversità di lingue. E quindi Dio ha posto nella Chiesa in primo luogo, al primo posto degli apostoli, al secondo posto i profeti, i dottori e poi via dicendo. Troviamo conferme anche negli Atti, oltre che nelle lettere. In Atti 4, 34 è scritto che tutti quelli che possedevano poderi o case li vendevano, portavano l'importo delle cose vendute e lo deponevano ai piedi degli apostoli. Poi veniva distribuito secondo il bisogno. Quindi gli apostoli erano riconosciuti in una autorità speciale, per cui la Chiesa faceva riferimento a loro anche per la distribuzione dei beni materiali. In Atti 6, versetto 2 e 3, leggiamo che sorge una discussione perché i credenti di origine greca si lamentano perché le loro mogli, le loro donne non sono attenzionate come dovrebbero. E allora gli apostoli rispondono a questa protesta: non è conveniente che noi lasciamo la parola di Dio per servire alle mense. Pertanto, fratelli, cercate di trovare fra voi 7 uomini dei quali si abbia buona testimonianza, pieni di spirito e di sapienza, ai quali affideremo questo incarico. Quindi per servire alle mense nella Chiesa primitiva bisognava che avessero buona testimonianza, fossero pieni di Spirito Santo e pieni di sapienza. Andiamo avanti col testo. Questa proposta piacque a tutta la moltitudine ed elessero Stefano, uomo pieno di fede e di Spirito Santo, Filippo, Procoro, Nicanore, Timone, Parmena e Nicola, proseguito di Antiochia. Dopodiché, il versetto interessante, li presentarono agli apostoli, i quali, dopo aver pregato, imposero loro le mani. Quindi non diedero loro autorità per servire alle mense,
ma li presentarono agli apostoli, i quali imposero loro le mani e liberarono per il servizio. Quindi almeno quello che io vedo nella Bibbia è che gli apostoli hanno una autorità speciale, sono la principale autorità della Chiesa, ma anche, devo dire anche questo, appunto perché hanno un'autorità speciale, sono i principali responsabili di ciò che avviene o non avviene, di bene e di male nelle chiese. Sono i principali responsabili dell'ordine nelle chiese e della salute delle chiese. Alcuni passaggi dalle lettere di Paolo. Ogni giorno mi coglie l'ansia per tutte le chiese. E ancora, figli miei per i quali sono di nuovo in travaglio, finché io veda Cristo formato in voi. Il discorso della differenza dei ruoli lo troviamo anche in altri passaggi biblici. Prima Corinzi 11, 2, 3, Paolo dice: io voglio che voi sappiate che il capo di ogni uomo è Cristo, il capo della donna è l'uomo e che il capo di Cristo è Dio. E quindi vediamo comparire il termine capo, che significa autorità specifica per portare avanti un ruolo specifico. Anche nel Vecchio Testamento, e qui però cito solo rapidamente il versetto e il contesto, nelle istruzioni che Dio dà a Mosè per l'ordine, perché l'autorità è in funzione dell'ordine, l'ordine da tenere nell'accampamento, troviamo comparire il termine capo. Mi riferisco a Numeri 2 e potete guardare già sufficientemente in primo versetto 1 a 5. Dove appunto il Signore dice a Mosè e ad Aronne come i figli di Israele devono accamparsi. E poi aggiunge anche che vuole che accanto ad ogni tribù se ne accampi un'altra secondo le direttive che lui stesso dà a Mosè e poi aggiunge il capo. Leggo dal versetto 5, dei figli di Issacar, cioè della tribù di Issacar, e Netanael. Poi continua, nomina altre tribù e per ogni tribù nomina un capo. E quindi nella Bibbia io trovo il principio della gerarchia, perché la gerarchia produce ordine. Torno un attimo a quanto detto all'inizio. L'autorità superiore non significa che comanda di più, ma che ha ricevuto da Dio una grazia particolare per poter servire la Chiesa in una funzione che dobbiamo imparare a riconoscere come più importante di altre. La gerarchia produce ordine. Basta guardare il sistema solare, c'è il Sole e intorno al Sole gira tutta una serie di pianeti. E questi pianeti sono di dimensioni diverse, sono di caratteristiche diverse, ognuno ha la propria orbita e il sistema solare sopravvive perché ogni pianeta rimane nel rispetto della propria orbita. Il giorno in cui la Terra decidesse di diventare Saturno, di cambiare la sua orbita, si creerebbe uno sconvolgimento che creerebbe un disordine incredibile, come a volte purtroppo accade anche nella Chiesa. E quindi anche tra i ministeri ci sono ministeri che sono messi al primo luogo. Ho letto in Prima Corinzi 12:28, in primo luogo apostoli, in secondo luogo dei profeti. Però è anche scritto, e questa è una verità che dobbiamo ricordare, non dobbiamo solo basarci su ciò che è scritto, ma su tutto
tutto ciò che è scritto. E quindi per evitare abusi di potere o per evitare che qualunque ministerio possa sentirsi sufficiente, è scritto: sottomettetevi, qui è Paolo che parla, gli uni agli altri nel timore di Cristo. Per il timore che dobbiamo avere verso una sana costruzione della Chiesa, dobbiamo saperci sottomettere gli uni agli altri. E la mia esperienza nella squadra apostolica, di cui mi onoro di fare parte, è questa. Abbiamo dei ruoli diversi, c'è un apostolo, ci sono altri ministeri, ma nel momento in cui ci incontriamo per capire la perfetta volontà di Dio, sappiamo sottometterci l'uno all'altro, ascoltarci l'uno l'altro, al di là dei nostri ruoli. Proverbi 24,6 dice: potrai condurre bene la guerra con sagge direttive, e la vittoria sta nel gran numero dei consiglieri. E quindi nessuno, anche se ha ricevuto un ministero superiore, con un'autorità superiore, con un'unzione superiore, nessuno deve sentirsi troppo sicuro di sé, troppo sicuro di sé e troppo sicuro di quello che sente. E mi fermo qui per la seconda domanda. Bene, grazie, grazie, grazie. Un'altra domanda molto interessante, sicuramente tanto sentita specialmente dalle sorelle. I ministeri possono essere affidati a persone di ambo i sessi? Questo è un tema abbastanza scottante, vero? Sì, sì. Anche perché anche la Chiesa sta vivendo un tempo che è in qualche modo di riscatto da un certo abuso da parte degli uomini della propria autorità, e quindi stiamo assistendo ad un'oscillazione anche di ordine spirituale, dove anche nella Chiesa vediamo le donne in qualche modo reclamare il loro diritto ad un maggiore spazio. Però la nostra bussola deve restare la Scrittura. E allora ecco quello che io leggo nella Bibbia: che ci sono molti ministeri che possono essere affidati ad entrambi i sessi, e quindi nel caso specifico anche a donne, ma ministeri direttivi no. Ministeri di autorità no. Perché tutto ciò che contraddice la parola non possiamo accettarlo come volontà di Dio. E abbiamo appena letto in 1 Corinzi 11, 2, 3, il capo di ogni uomo è Cristo, il capo della donna è l'uomo e il capo di Cristo è Dio. Ora, i pastori, e mi riferisco a quello che vediamo diffondersi sempre di più nella Chiesa, donne pastore, donne apostolo, donne profetesse. Ora, nella Bibbia i pastori, chiamati anche presbiteri o vescovi, hanno un ruolo di governo. Non sono solo bravi nella predicazione, ma devono avere ricevuto dal Signore la capacità di esercitare governo, quindi di esprimere autorità. Infatti in Ebrei 13, 17 è scritto: ubbidite ai vostri conduttori e sottomettetevi a loro. Quindi, essendo un ruolo di governo, una donna pastore contraddirebbe ciò che è scritto, nel senso che ci troveremmo ad avere un marito che deve sottomettersi alla moglie. E quindi andremmo in qualche modo a toccare quello che è scritto in 1 Corinzi 11, 2, 3. Il capo della donna è l'uomo. Cambieremo questo ordine stabilito da Dio. E quindi io non credo che le donne possano esprimere autorità. Ne vedo
moltissime di sorelle, con una forte unzione, un grande desiderio di servire il Signore, tanto zelo, a volte anche più degli uomini, ma questo non è sufficiente per farci sentire autorizzati ad andare contro ciò che è scritto. Ci sono anche diverse donne profetesse, lo vediamo soprattutto in America, e si stanno diffondendo anche in Italia. Ora, che cosa penso? Poi ognuno chiaramente è libero di restare nella convinzione che ha. Finché queste sorelle, finché queste donne profetizzano, cioè portano parole di esortazione, edificazione, consolazione, va benissimo. Ma nel momento in cui si pongono come ministerio direttivo, nel momento in cui cominciano a pronunciare parole direttive sulla Chiesa o sulla vita di altri, allora io ho grandi perplessità. E dico questo sapendo di suscitare reazioni anche di persone, di sorelle che conosco. Si fa molto riferimento ad una figura del Vecchio Testamento, la profetessa Deborah. Però, come diceva molto opportunamente, molto saggiamente, un ministero della nostra squadra, non dobbiamo fare di un testo un pretesto, ma dobbiamo inserire il testo nel suo contesto e cercare di cogliere tutto il messaggio biblico. Allora, autenticamente Deborah era sia giudice di Israele, quindi aveva autorità, sia profetessa. Questo lo leggiamo in Giudici 4:4. Ma cosa dice la stessa Deborah? Cosa dice la Bibbia, sempre in Giudici 4, nel versetto 6 a 9? Leggo. Deborah mandò a chiamare Barak, figlio di Abinoam, da Cades di Neftale, e gli disse: Deborah aveva ricevuto la parola dal Signore. Il Signore Dio di Israele non ti ha forse dato quest'ordine? Va, raduna sul monte Tabor e prendi con te 10.000 uomini dei figli di Neftali e dei figli di Zabulon, e io attirerò verso di te al torrente Chison Sisera, capo dell'esercito di Abin, con i suoi carri e la sua numerosa gente, e lo darò nelle tue mani. Il Signore non ti ha forse dato quest'ordine? Barak le rispose: se vieni con me andrò, ma se non vieni con me non andrò. Deborah disse: certamente verrò con te, però la via per cui cammini non ti porterà onori, perché il Signore darà Sisera in mano ad una donna. Barak non era disponibile, ma il Signore voleva che fosse Barak ad alzarsi e a scendere in battaglia. Ma Barak arriva al punto di dire, era talmente soggiogato, forse, da Deborah, da dire: se vieni con me andrò. Non dice se il Signore viene con me oppure poiché il Signore viene con me andrò, ma dice se vieni tu con me andrò, ma se tu non vieni io non andrò. E nel suo canto di vittoria leggiamo la testimonianza che dà della sua chiamata Deborah. Capitolo 5, versetto 7. I capi mancavano in Israele. Mancavano finché non sorsi io, Deborah, finché non sorsi io come una madre in Israele. Deborah sta dicendo: il Signore non ha trovato nessuno. Mi sono guardata attorno, non c'erano uomini disponibili, allora mi sono alzata io e il Signore ha dato a me il privilegio di conseguire una grande vittoria. E anche oggi, forse alcune donne stanno emergendo in alcuni ministeri perché gli uomini non vogliono assumere responsabilità impegnative.
ma il progetto di Dio è che l'autorità è dell'uomo. La donna ha una funzione importantissima. Lo troviamo già in Eden. Io ti darò un aiuto convenevole, disse il Signore ad Adamo. Mia moglie è un sostegno per il mio ministerio. Mia moglie è preziosa per i consigli che sa darmi, per come sa incoraggiarmi, per come sa tacere quando mi vede sotto la pressione del ministerio. Ma non perché serve con me la Chiesa da 40 anni, ha mai pensato di chiamarsi o di farsi chiamare Pastora Anna. Quello dell'autorità è un tema scontante, che brucia, infiamma gli animi. Troviamo questo nella discussione biblica circa il velo, perché il velo o non velo ha a che fare con l'insegnamento di Paolo sull'autorità. E Paolo chiude questo argomento, questa discussione, in un modo perentorio, come raramente fa nelle sue lettere. Prima Corinzi 11, 13 dice: giudicate voi stessi. È appropriato che una donna preghi Dio senza avere il capo coperto da un velo? E poi ecco il modo perentorio in cui chiude la discussione. Se poi a qualcuno, versetto 16, se poi a qualcuno piace essere litigioso, noi non abbiamo questa abitudine e nemmeno le chiese di Dio. Non siete d'accordo con me? Non importa, noi non facciamo discussioni. Io condivido la mia convinzione, voi comportatevi come ritenete giusto. Ora, riguardo al velo, noi non crediamo che la donna debba portare il velo, anzi ormai anche nelle nostre comunità non c'è più nessuna che porti il velo. Però il principio dell'autorità deve essere ribadito. E se un velo aiuta una donna a ricordare che Dio la chiama ad essere un aiuto del marito, l'aiuta ad occupare il suo posto, e allora ben venga anche l'uso del velo. Mi fermo qui, Michele. Allora, l'ultima domanda, abbiamo 4 minuti, mi sembra. Cercherò di risponderti, anche se mi sembra una domanda abbastanza impegnativa. Sono anche qualche minuto in più, possiamo anche spingerci per altri ancora 10 minuti. E la domanda dice: il coraggio del profeta è un argomento di grandissima profondità perché include l'implicazione dell'io, quindi del centro, dell'orgoglio dell'uomo profeta. Quindi come può un profeta ricevere il coraggio necessario per espletare la sua chiamata? Allora provo a rispondere. La prima risposta è: prende coraggio dal senso di responsabilità che avverte verso l'importanza della chiamata che ha ricevuto. Perché non dobbiamo pensare che il Signore chiami i profeti sempre con un sussurro. A volte le chiamate avvengono in un modo perentorio. E vado ai testi biblici che ho pensato di condividervi. In Geremia 1,7 il Signore dice a Geremia: non dire sono un ragazzo, perché tu andrai da tutti quelli ai quali ti manderò e dirai tutto quello che io ti comanderò. Aveva delle giustificazioni Geremia, ma il Signore gli risponde in un modo netto: ti ho stabilito come profeta, tu andrai dovunque io ti dirò e dirai tutto quello che io ti comanderò. E quindi ciò che appare come coraggio a volte è senso di responsabilità e a volte anche timore nei confronti di colui che ci chiama ad un certo ministerio. In Ezechiele 3 troviamo un'altra spiegazione al sorgente del coraggio. 17-18. Io ti ho stabilito come sentinella per la casa di Israele. Quando tu udrai dalla mia bocca una parola, tu le avvertirai da parte mia. E quando io dirò all'empio: certo morirai, se tu non l'avverti e non parli per avvertire quell'empio,
e salvargli così la vita, quell'empio morirà per la sua iniquità, ma io domanderò conto del suo sangue alla tua mano. Ancora sul coraggio. Dio stesso, da altri testi che leggerò, equipaggia il profeta con una unzione, un coraggio, una forza particolari. Guardiamo cosa dice in Ezechiele 3:8. Ecco, io rendo dura la tua faccia, perché tu possa opporla alla loro faccia. Rendo dura la tua fronte, perché tu possa opporla alla fronte loro. E poi Geremia 20, versetto 7. Tu mi hai sconfitto, Signore, e io mi sono lasciato sconfiggere. Tu mi hai fatto forza e mi hai vinto. Io sono diventato ogni giorno un oggetto di scherno. Ognuno si fa beffe di me. E adesso guardiamo come appare la fragilità dell'uomo. Geremia non era particolarmente coraggioso. Qual è invece la verità? È Geremia che ce la rivela. Se io dico, non lo menzionerò più, io non parlerò più nel suo nome, c'è nel mio cuore come un fuoco ardente, chiuso nelle mie ossa. Mi sforzo di contenerlo, ma non posso. Ecco, con questi pochi versetti spero di aver risposto a questa domanda. Come fa il profeta a essere così coraggioso, a non abbattersi, a non cedere rispetto alla chiamata ricevuta dal Signore? Alleluia. Alleluia. Il coraggio viene dalla responsabilità, il timore di chi ci chiama. È Dio stesso che equipaggia il suo ministro. Gloria al nome del Signore. Questo è veramente una perla preziosa che abbiamo ricevuto per quanti vogliono mettersi nella condizione giusta per onorare il Signore. Noi avremo, è vero, ancora qualche minuto e ancora un'ultimissima domanda, brevissima, ma non so se riusciamo. Io la pongo ugualmente, Pastore, poi sentiti nella libertà di dire non ce la facciamo. La Chiesa di oggi necessita di una riforma? Quello che gli apostoli scrivono circa la Chiesa risponde già di per sé. Le espressioni che troviamo circa la Chiesa sono queste. Dio ha dato ministeri per il perfezionamento dei santi, per la costruzione del corpo di Cristo. E quindi vuol dire che questa perfezione deve essere perseguita e portata avanti continuamente. Qualcuno disse un giorno, Ecclesia semper reformanda, cioè la Chiesa ha sempre bisogno di essere riformata. E cerco rapidamente di spiegare perché c'è bisogno di questa riforma. Più volte nel corso dei secoli noi vediamo il Signore mandare profeti a Israele per riformare il loro cammino. E anche per riformare il loro culto, sia esterno che interno. Il culto esterno, mi riferisco agli altari che alzavano di nascosto nei luoghi alti. C'era il tempio, ma c'erano anche altari nascosti dove il popolo andava a offrire sacrifici. Ma i profeti riformavano anche il culto interno. Uno di loro disse, questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. E questa è una testimonianza che riprese lo stesso Gesù e che portò ancora Gesù ai suoi contemporanei. Una grande riforma che troviamo nel Vangelo, facile riconoscerla in queste quattro parole di Gesù, che nei capitoli da 5 a 7 di Matteo sono ripetute continuamente. Ma io vi dico, voi avete udito che, ma io vi dico, voi dite che,
voi credete che, ma io vi dico, era una riforma totale del dentro e del fuori. Spero di essere chiaro. Cito un solo passaggio. Siete come sepolcri, belli di fuori, ma dentro pieni di morte. Gesù stava parlando al fuori e stava parlando al dentro. Ora, quello che avvenne per Israele, quindi la necessità che Dio vide di riformare Israele, avviene anche per la Chiesa. Perché anche la Chiesa nel cammino perde pezzi, smarrisce verità, smarrisce le sue ricchezze spirituali, le baratta a volte, come fece Esaù, oppure devia dal giusto sentiero. E allora ecco che anche oggi, anche nei secoli passati, il Signore ha mandato profeti che ripetono più o meno lo stesso messaggio che troviamo in Geremia 6,16. Fermatevi sulle vie e guardate, domandate quali siano i sentieri antichi, dove sia la buona strada e incamminatevi per essa, e voi troverete riposo alle anime vostre. Ma quelli rispondono: noi non ci incammineremo per essa. E concludo con un versetto, Atti 3, 19, 21, perché non voglio portarvi fuori tempo, in cui leggiamo, è Pietro che sta parlando al popolo, ed è una parola che credo possiamo ritenere rivolta anche alla Chiesa. Ravvedetevi dunque e convertitevi, perché i vostri peccati siano cancellati, e affinché vengano dalla presenza del Signore dei tempi di refrigerio e che Egli vi mandi il Cristo che vi è stato predestinato, cioè Gesù, che il cielo deve tenere accolto fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose, di cui Dio ha parlato fin dall'antichità per bocca dei suoi santi profeti. I tempi di refrigerio sono legati alla nostra risposta alla parola profetica. Il ravvedimento apre a tempi di refrigerio. E quindi l'aridità che a volte percepiamo nella Chiesa non deriva solo da un'azione di Satana, ma anche dal perché non facciamo attenzione ai sentieri che stiamo percorrendo, non ci esaminiamo rispetto alla buona via. E poi in questo brano c'è un annuncio veramente importante per noi, noi che aspettiamo di vedere Gesù tornare dal cielo. Pietro dice che Gesù verrà, anzi lo dico secondo il testo, leggendo il testo, il cielo deve trattenere Gesù fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose. Quando la Chiesa sarà restaurata, allora il cielo libererà Cristo che verrà a prendere la sua sposa e a dare inizio al suo regno. Amen. Spero di non aver invaso altri spazi e Dio vi benedica, Michele. Grazie Pastore Emilio, grazie di cuore e a Dio piacendo ci vediamo il prossimo mercoledì per la conclusione della nostra corsa verso la trattazione degli argomenti di così grande importanza. Parleremo a Dio piacendo appunto di pastori e insegnanti, quindi lo faremo ancora con questo stesso tono. Intanto grazie Pastore Emilio, è stato veramente edificante oggi passare questo tempo insieme e anche ascoltarti con così grande chiarezza. Dio ti benedica. Grazie anche voi, grazie. Pace del Signore. Vi ringraziamo cari amici e vi suggeriamo di continuare a guardare questa serie di insegnamenti che stiamo dando ogni mercoledì con l'aiuto appunto e l'ausilio del pastore
Emilio, il quale ci sta aprendo una finestra sullo scenario delle caratteristiche, delle sfumature che devono essere riconosciute all'interno dei ministeri, e grazie al Signore perché riusciamo anche ad individuare gli scopi per cui il Signore sta chiamando e chiama uomini e donne al servizio. Intanto però ringraziamo il Signore per come ci avete seguito e vi diamo appuntamento a domani, a Dio piacendo, con una puntata ancora altrettanto speciale di Review, perché guarderemo, se vedremo quanto è stato fatto nella conferenza tenutasi la scorsa settimana a Castellammare a sostegno la RHP, a sostegno dei rifugiati. Quindi a Dio piacendo ci vediamo domani, e con questo vi dico Dio vi benedica.